trovate sul canale di Fratizen. Io sono Fratizen e qui siamo con Dredge, il nostro marinaio, dragatore, pescatore pazzo, Popeye. E questa simpatica avventura dove c'è qualche piccolo, serio, grosso problema con creature più o meno strane delle profondità abissali. Allora, a sto punto, visto che è notte, io eviterei di andarmene a giro. Vai, molla l'ormeggio e andiamo. Allora, io ho fatto un po' di gioco, nel senso, fuori dalla live dell'ultima volta. Praticamente mi sono procurato semplicemente una canna da pesca che è in grado di andare ovunque, praticamente. Flessibile si chiama. Mi sono procurato questo mulinello idraulico per la pesca oceanica. Questa praticamente fa due cose insieme: costiero, superficiale e oceanico. Quindi praticamente per adesso qualunque cosa io riesco a pescarla senza grossi problemi. Mi sono procurata anche una rete, che francamente ora non ce l'ho, che però va al posto del mulinello idraulico, che serve per pescare mentre uno esplora. Ora io voglio andare a trovare sta roba strana che mi chiede sto tizio. Allora, sono uscito dal lato giusto dell'isola? Vedete? Quasi, devo curvare in questa direzione. Ok, ci siamo. Andiamo. La luce la possiamo anche spegnere, vorrei dire. Risparmiamo sulla bolletta elettrica. Questo pescione gigante vorrei sapere che ci sta a fare lì. Comunque, bello. Mi piace, c'è della roba aberrante qui. Che è sto posto? Draga. Ma anche no. Aspetta, fammi vedere che dice. Gli elementi da chiave sono di cui vi oscillano come fossero dei viticci. Talosco shruto. Questa chiave è... Questa chiave è grande quanto uno squalo. Rendiamocene conto. Senti, visto che è ancora mezzogiorno, mi faccio un giretto sull'isola, circostante l'isola. Cos'è quel posto lì? Voglio andare a vedere. Ah no, era la... il relitto. Questo mi affascina. Cosa c'è qua? Bello il marlin. No, ce lo devo mettere, cazzo. Colpa della chiave. Momento, fermi tutti. Momento. Fermi tutti. Ok.
Visto che ci si faceva. Beh, adesso siamo pieni zeppi, quindi è inutile continuare a pescare. Ritorniamo verso casa. Però è una pescatina. Che pesci ci sono qua? No, sono troppo grossi. Non mi ci stanno nella stiva. In realtà perché devo tornare? Cioè, posso andare subito dal tizio, no? Solo per avere un po' di pesce in più. Senta, buon uomo, ho trovato una roba strana in fondo all'oceano, una chiave che è grande quanto uno squalo. Mi sa dire che lei è? Fammi vedere che sta dicendo. Forma fare più piccola. Impugnature, i denti e le chiavi sembrano diverse. La forma pare più piccola. È sempre stata così? Può darsi. Quale lucchetto? Pure? Ah, certo. Appartenevano a noi, vero? Appartenevano a noi. Vabbè, ma siamo di giorno, quindi... Essendo di giorno non dovremmo avere panico, no? Allora, detto che va, andiamo più veloci, in che senso andiamo? Mi sembra che si stia tanto andando più veloci. Cazzo, lanciamo... Cioè, dov'è che andiamo più veloci? Scusa, non mi sembra. Non è che va, andiamo tanto veloci, eh. Il sindaco? Insomma, vale abbastanza. Non so perché tu dica non vale molto. Vale abbastanza. Fammi parlare un attimo con lei.
Vedete, strascico migliorato. Sì, vabbè, questo è più interessante, però non mi interessa in questo momento. Piuttosto il bacino di carenaggio, no? Mancano le assi. Mi mancano le assi. Devo andare a procurarmi un po' di assi. A sto punto, visto che vado a procurarmi un po' di assi, posso levarmi questo. Tanto non mi serve. Mi prendo questo, così almeno lo poso. Non mi serve. Basta. È inutile dormire fino a mattina inoltrato, quello che voglio dire, no? Dov'è la nassa? Eccola qua. Metri. Mettiamola qua la nassa, dai. Voglio andare dice qui si trovano pesci aberranti, proviamo. Basta, perché sennò poi non ho posto per caricare nulla a bordo. Allora, lui dice che... Allora, intanto accendiamo un po' di luce perché... Così non si vede un cazzus. Volevo vedere che c'è su quell'isola. Ho l'impressione ho visto un tentacolo alzarsi al largo del mio campo visivo. Era la mia impressione, vero? Perché sento delle scimmie che gridano? No, non ci si riesce, cioè, no, non ci si riesce a farla salire troppo sta roba sulla nave. Vediamo un po', ma qui si sono rottami metallici. Occhio! Allora, per fortuna noi abbiamo la luce. Ci facciamo un viaggio in notturna, sì.
Tanto cosa vuoi che succeda di brutto? Cioè, voglio dire, no? Occhio a non cozzare contro la terraferma. Non vedo più un cazzo ora. Sicuri non stiamo andando a cozzare da qualche parte, vero o no? Abissale. Via, torniamo verso casa, dai. In un modo o in un altro. Cazzo fa quell'imbecille, mi viene addosso. Capisco perché ha le allucinazioni, effettivamente questo mare così nero, così cupo. Non è che ci sperona, vero? Puttana Eva! Cazzo, ci siamo persi un motore! E la platessa. Fantastico. Poi che altro? Carta. Bene, abbiamo entrambi i motori fuori uso. Insomma, ora... parte un pesce gigantesco, mi ha morsicchiato la barca. Costa tanto un nuovo scafo, eh. 5 nuovi spazi nella stiva, eh. Ne ho bisogno, sì. Senti, maestà d'ascia, sono un po' rotto.
Ora si ragiona. Allora, io devo trovare un porto da qualche parte, quindi voglio andare in là. Bisogno di soldi in questo momento, questi non vanno bene. La prossima volta mi devo portare dietro la rete da pesca, perché mentre cammino pesco, capito? Ah, questo è il bacino stellare. Bello sto posto. Ma... thank you.
Non mi piace, vedo dei tentacoli là sotto. No. Qualunque cosa sia successo qui al bacino stellare non è una cosa piacevole. Barracuda, interessante. No, non mi ci staranno mai. Che... No, fermo. Stai fermo lì. No, perché secondo me c'ha 6 posti. Io non ho altro posto dove mettere il pesce. Proviamo ad andare in questa direzione. È abbandonato il villaggio? Sembra di sì. Sento un cane abbaiare. Madonna, è lentezza, la lentezza di questa barca. Io ho sentito un cane abbaiare. Dov'è? Ah. Cazzo, è grosso il cane. Ok. Ora però io sono nei casini più totali perché devo trovare un porto dove riposarmi. Dove cazzo lo trovo io ora un porto? Non voglio attraversare l'atollo. Quei tentacoli potrebbero essere pericolosi. Non c'è un... Non mi piace quella roba. Gira al largo il più possibile, non mi piace. Abbiamo un ospite a bordo. Finché non siamo riusciti a trovargli una casa, io voglio fare nulla di rischioso. Aspetta. Forse ho trovato il porto, sicuro.
Questo è molto saggio. Non dire che io ero uscito. Ma io il cane lo posso lasciare in magazzino? No! Ho trovato un altro messaggio, non me l'ho reso conto. Cosa hanno combinato? Chi potrebbe volere un cane in casa? Sicuramente non me lo posso portare. Ce l'ho a bordo, vero? Sì. Allora, sicuramente nelle profondità dell'abisso c'è qualche cosa. Non ho alcuna intenzione di scoprire cosa sia. Guarda, quanto era grosso. Non avrei mai potuto tirarlo su.
Posso prendere solo uno, purtroppo. Vabbè, sempre meglio di nulla. Forse dovrei recuperare anche la nassa. Non ci stavo pensando. Ah. Ma sei scemo, scusami, oh. Io vorrei andarmene immediatamente a casa, perché non mi piace questa storia. Calamaruccia. Bravo, restaci lì e vattene via. Ma sono pericolosi questi cosi. Cazzo! Ma chi potrebbe avere il cane? Chi potrebbe aver bisogno del cane?
Cosa ho di rotto? Bello, bello, voglio questo. Voglio questo. 180, 180, 360, 275. Un faretto semplice ma affidabile. A lunga portata rendi di più i piccoli nella notte. Questo sarebbe interessante. Quanto fa? Cazzo, fa 14, più del doppio. 20 metri. Il problema è che mi gioco un posto lì. Senti, facciamo una cosa, signor. Io ora mi sgancio in retro, questo, così taglio anche le reti che ho. E mi faccio un giro dell'arcipelago, stando attento a non picchiare da nessuna parte per non perdere il cane. Tanto allora, lì c'era la stazione dove ci sono andato e praticamente non ho scocchio. Non ho scoperto nulla perché questa stazione è disabitata, dico bene? Scappa al forte. Dove sei, sto forte? Allora. Stiamo attenti. Vedi i tentacoli te? No. Quello direi che è decisamente un forte. Cazzo, si è corazzato sto tizio. Cos'è, la fortezza delle scienze di Conan, il ragazzo del futuro? Ciao. Sì. La cosa. Allora può prendere l'animale.
Boh, speriamo di aver fatto la cosa giusta, spero che non lo uccida. Io ora devo andare a recuperare la mia nassa. Senti, ma se uso il turbo booster che succede? Meno male che ho lasciato il cane dove l'ho lasciato, perché... Siamo sul lato sbagliato dell'isola! Abbiamo le luci accese? Sì. Non mi interessa. Al centro del bacino stellare, ma noi nel bacino stellare abbiamo visto un anemone, un mostro. Dormiamo ora. Nassa è ancora lì? Meno male, non so che condizione sarà. E anche l'orinista. Ecco la Nassa.
L'occhio. Allora torniamo verso il bacino stellare a sto punto. Sarà un viaggio un po' lungo, però. Aspetta, cazzo. Vai. Ho avuto fortuna. Sì, è un po' strana la storia che raccontava lei, però dice che il generatore faceva casino, ma il generatore regina al minimo, che è successo? Boh. Molto strano quello che racconta. Ecco la creatura che l'ha attaccata. Si sembra un polpo. È un'anemone. È un'anemone di mare, un gigantesco anemone di mare che è emerso così. Assurdo. Chissà se si può uccidere.
sentito dei versi strani. Ma questo coso che fa? Ci hai provato? Ci hai provato? Ci hai fottutamente provato, ma ci hai anche fallito. Non ci ha preso. Polpo luminoso. Polpo luminoso, bene, interessante. Ah, santo. Svegliamoci alle 5. No, non ci sta. Thank you.
Questo è tutto praticamente. Ma ne farei anche a meno, se ti devo dire. Questa va riparata invece. Bene, Marco, il rotolo di stoffa. Si è proprio steso i tentacoli per ancorarsi per benino. Porca miseria. Bene, non possiamo più usare le reti a strascico. Va bene, non è un problema, cioè non è un problema grosso. Non ho capito però se mi ha trascinato lui o ho fatto casino con il timone. Devo aver fatto casino con il timone. Ah, non ci sono più pesci. Dove sono? Oh, cazzo, sono già le 6 di notte. Bombola. Oh, no, sto polpo è gigantesco. Lasciamolo qui. Ora il forte sarebbe lì, io potrei anche fare la follia di... Aspetta, qui che succede? Muoviti. Ok. Mm.
Ma vaffan. Ho bisogno di lavori seriamente per potenziarmi lo scafo, eh. Bene. Se non ti dispiace mi sgancio. Dove ho lasciato la massa? Lì? Proprio vicino al polipone? Che genio sono stato. Non è che sia andata tanto in profondità, sai, la massa. Dici si può fare di meglio? Secondo me sì. Vedi, ho scoperto che non tiri una craniata. Facciamoci una dormita.
Fa schifo. Il problema è sa quanto costa. Vabbè, intanto io un punto ce lo spendo. Thank you.
questo mi sembra ovvio, che serva del legname per fare un nuovo scafo, no? Questo che cos'è? Metallo raffinato. Costa tanto, costa quanto il miglioramento dello scafo della nave. Non lo so. Tanto farei una cosa, dormirei. Mi sgancio. Sono nastro, cazzo. So dove ho messo la nastro. Tutta questa fatica per un componente di ricerca. Qui? Che cosa mi dai? Ora si ragiona. Serve del metallo raffinato, non so dove trovarlo però. Ah, dall'altro, ah cazzo, dall'altro lato la nassa.
Sono un imbecille, mi sono portato dietro il componente. Porca miseria, ho dimenticato il componente. Comunque è quella lingua che attacca. Quindi questo significa che se io me ne sto abbastanza lontano mi dovrebbe mordicchiare. Prima mi ha assaggiato praticamente. Se avevo fatto casino con i comandi. Allora, vediamo un po' il sistema sta cosa. Allora, io penso andrà a finire di un male incredibile, però. Allora, per prima cosa andiamo al mercato del pesce. Quindi questo. Poi, questo lei non lo compra, quindi si mette qua. Qua, qua, qua. Poi rete. Vendi, vendi e vendi. Poi il mio magazzino. Questa va disinstallata e si mette qua. Poi si prende sto troiaio. Ci leviamo la nassa. Andiamo al bacino galleggiante, mettiamo i pezzi dello scafo che ci servono. Allora, manca solo del metallo raffinato e poi abbiamo finito. Facciamo un nuovo scafo. Tenere anche i motori, certo. Perché così a quel punto puoi montare delle eriche cazzute e cattive. Ah, visto? C'è una sola canna da pesca. Perché abbiamo attrezzato una sola canna, capito? Quindi ce n'è una sola. Ok, no, riposiamo. Ora possiamo cominciare. Spero sia vero. Sì, la creatura si è ritirata nell'abisso.
Che cazzo, sono tutti quanti. Abissale. Scusa, ma questo dove va? In abissale, no? Questo? Non va bene. Questo abissale. Non so quanto tempo ci vorrà prima che la specie di mostro distrugga il dispositivo che abbiamo installato.
Ma volevo vedere dove erano gli abissali, capito? Pensavo guardassi, pensavo ci fosse più soldi, insomma, da quella roba. Mi sembra che il pesce abissale non frega niente a nessuno. Questi sono abissali? No. Ho la sensazione che siano questi gli abissali, sai? Cazzo sei grosso. Non male che nella stiva non ho altro. Bella la versione aberrante, mi piace. Allora, andiamo a portare la nave pescatrice a quella tizia e poi andiamo a vendere il pesce. A quel punto ci si pone un problema grosso però. Cioè, o mi faccio l'attrezzatura per la pesca abissale e più che abissale, ma se no che caccia? La bestiaccia è ritornata, visto? Cazzo con l'abissale però. Che ci guadagni, eh? Un'altra pesca come questa e posso permettermi tanto. Ora io voglio fare una follia. Voglio attivare la macchina e andare a vedere. Vedi quella roba? Color cremesi. E vedi che cos'è di preciso.
questo punto è mattina, è inutile andare a dormire. Riflettendo sul senno di poi penso che sia meglio andare a dormire. No, aspetta, dove vai? Il sistema del camarone. Sono rimasto di idea e voglio fare sta roba e quindi la faccio. Dopodiché stacco tutto e vado a sistemare una cosa anche. Sì, vai, vai. Sì. Sgancia gli ormeggi. Ora sono cazzuto e cattivo. Caricato, ammolla. Sti ghiaccia schifose. La liparide. No, voglio pescare dovunque, non me ne frega niente di lì.
Per carità di Dio, non rispondere. Rischiamo la vita qua. Allora, fammi vedere un po'. Quanto costa? 29. Allora, ti vendo questo, questo e questo. Basta! Ora io dormo. Sgancio gli ormeggi. E vado dalla signorina. Ok, spero che abbia finito con la quest, con le quest. Anche perché non posso prendere il pesce, quello di altre zone, e portarlo qui, imputridisce. Bello come lo stanno cercando di ricondurre comunque a un aspetto scientifico, cioè non è il mostro cutuliano, capito? È tutta colpa di quel gigantesco anemone di mare, praticamente. Thank you.
Stai calmo, va tutto bene. Sai cosa? Non ho letto che cosa c'era scritto sull'anello. Prima di darglielo. Anche questo metallo raffinato, non so dove andarlo a trovare, però.
questo qua è bello perché è abissale, oceanico ed è quattro blocchi, mi pare. Quindi sostituisce quello che ho io. A quel punto posso pescare ovunque. Perché una volta mi sono preso anche questo, ma questo non riesco a prenderlo perché è troppo. Un groviglio costiero, questo è quello che dovrei acquistare. Boh, ora vediamo, anziché spendere soldi, intanto facciamo la ricerca su questo, dai. Ne ho 5, non lo posso permettere, no? Fammi vedere quanto costa. 1, 2, 3, 4, 75, cazzo! Cazzo! Certo, nel momento in cui ti prendi questo, quell'altro lo rivendi, cioè questo qua, questo lo rivendi. Cioè questo lo rivendi all'istante, quindi alla fine ti costa 500. Quello lo rivendi all'istante. Come secondo me dovresti rivendere all'istante il campionatore, però io ho fatto la cazzata di vendere le canne, no? E invece in realtà sarebbe stato utile averle. Vabbè. E poi comunque se non è che ci guadagni qualcosa, a rivenderle. Comunque detto questo. Boia. Meno male non le acquistate allora queste. 1800. No, mille volte meglio questa, scusami. Costa 3,50, costa una sassata, ma è incredibile questa. Riflettore al tungsteno. Io questa la vorrei comprare. Però prima devo ampliare le dimensioni del mio scafo, perché più amplio le dimensioni del mio scafo, più pescato posso mettere. Tanto non so dove andare a trovare quel cazzo di roba. Ok, è stato abbastanza inquietante, direi. Stato alquanto preoccupante. Esaurita. Qui tiro su uno squalo. Basta. Beh, non male. Se faccio delle pesche così, posso presto permettermi i faretti e tutto quello, perché con un pescato così.
Ed in realtà non è la notte a essere pericolosa, perché quando io sono riposato, la notte è tranquilla. Non ci sono apparizioni o cose strane, vedi? Si può uscire a pescare di notte, basta ovviamente stare attenti e... Però il mio livello di stress è molto basso, anche perché adesso è il giorno, vedi? Perché non ci può stare lui? Scusami, posami un attimo. Vedi, ci sta. Basta saperli come mettere, ci stanno. Sì, ho un po' di stress, ma di mattina così ci sta. Sì, sto dragando, ma non mi servono questi pezzi. Ok. Basta. Vabbè, ma non mi interessa perché io ho già pescato quello che volevo pescare. Quindi... Non male. Non, cioè non male perché comunque sì, ho guadagnato abbastanza. Visto? E anche il momento di stress è andato a farsi benedire perché l'occhio è sparito. Appena ho attraccato. Penso che questo costi molto di più.
Poi ci si pensa, eh. Quindi posso pescare comunque, nonostante sia rotta l'attrezzatura. Ci pago i costi della riparazione. 9,9, 18, 27 circa, dai. Questo va letto tutto però, eh. Insieme a questo. Remo, un pellicano, lì. Vai. Allora, io farei una cosa. Salverei e uscirei. E ci vediamo a sto punto dopo. C'è da sistemare alcune cosine a casa. In casa. Lo so te che ti sei connesso adesso, mi dispiace. Io sono quasi 130 minuti che sono in live. Sono 6... Cazzo, sono 2 ore. È volato via il tempo. Via, via, bisogna che vada. Ci vediamo dopo, eh. Ciao.